Ci siamo amici, ho impostato. Ho messo un silenziatore sul. Dai, cosa sono questi lag? Dicevo, ho messo un silenziatore sull'arma perché dobbiamo andare nel sanatorio. Vado dritto lì, così magari sono uno dei primi ad arrivare. Dubito. Dubito perché. Ma dai, ma perché continua a scattare? Dicevo, dubito perché sicuramente ci saranno spawn più vicini. Però proviamoci. Ho preso tutte le chiavi necessarie, mi sono svenato. Soprattutto per una chiave in particolare, non mi ricordo quale. Ah sì, cottage. La chiave del cottage di Sanitar. Quella lì mi è costata 220.000, tipo. Qualcosa del genere. Ho preso granate, ho preso tutte le chiavi che mi servono. E adesso andiamo a fare un po' di casino. L'arma è già in full auto. Devo impostare l'opzione di vedere gli FPS perché mi sta rompendo questa cosa. Cioè, vedete che continua ad andare a scatti? Cioè, mi giro, vai a scatti, ma stai scherzando? Ma ti faccio andare sotto al Pontos. Andiamo a destra. Ok, siamo dentro. Qualche Ledex? Ovviamente no. Qua qualcosa. Niente, non importa. Saliamo a livello 2. Stavo dicendo, ma dove sono le scale, scusami. Allora, vediamo. Ah no, 306. Intanto qua. Piazziamo subito questo. Così ce lo togliamo di mezzo. E poi andiamo a 306. Però mi sa che 306 è dall'altra parte. Vabbè. E ricarico. Ok, ho cambiato caricatore perché questi qua hanno meno 2,5. Questo qua ha meno 2 di ergonomia. Dai, di qua 309. Io quale ho? 306. E dove Hasbro è quello che mi serve? Innanzitutto, vediamo quale chiave ho usato. Ok.
E306. Dove sono le cose che mi servono, scusami? Ok, nella 308 dobbiamo andare. E dov'è quello che ci serve? No, dai, sono serio, dov'è quello che ci serve? Ah, ok. Ho capito. Mi si è bloccato completamente il gioco. E dai, accanto alla testa gli stavo sparando, ma proprio in quel momento deve sbucare dal muro. Ok, vabbè. Almeno abbiamo piazzato il segnalatore, quindi una cosa in meno da fare. Ora so che devo andare di là, prendere la stanza di Sanitar. Poi devo salire, ma posso salire anche dalle altre scaline, così non mi salto il filo spinato. Ok, quindi Sanitar, ritorno dietro e salgo su. Va bene. Va bene. Che palle, che sfiga che ho avuto più che altro. Perché ero. Cioè, stavo spuntando dalla porta, dovevo farlo più in fretta, non lo so. Stavo pensando, non sarà già lì. Esco piano, mi miro, cioè mi tengo mirato e lo aspetto. Invece no, era lui che stava aspettando me praticamente. Mochan, vediamo il suo profilo, livello 19, ma con una pistolina che mi ha fatto fuori. Ma stai scherzando? Con una pistolina? Vabbè, una 5-7, però. È bravo Mocha, è bravo Mocha. Head Joes. Esatto, due colpi in testa mi ha preso. Che culo che ha avuto. Dai, ci riprovo di nuovo. Una cosa. In teoria, siamo vicini alla cosa di Sanitar. Dai, andiamo a prendere il CMS o l'oftalmo. No, l'oftalmoscopio. Non lo so. Vabbè, andiamo a prendere comunque le cose di Sanitar. No, non in singolo, in full auto. Ho rifatto il loadout. Ovviamente mi lagga tutto. Ma perché? Devo vedere nelle impostazioni. Sono entrato con questo loadout. Gli M8 55. No, è ingiocabile. È ingiocabile. Ma cos'è successo? Ma non ho modificato le impostazioni. Ma ora sembra andare un po' più fluido. Comunque, in teoria, la quest. Chemistry Closet, l'abbiamo completata. Basta solo uscire. Quindi, cosa faccio? Vado alla villa di Sanitar, prendo il suo coso e me ne sgattaiolo via di nuovo da Road to Lighthouse. No, ma è impossibile giocare così. Ma perché? Addirittura. Addirittura. Tanta gente.
È qua dietro. Ma cos'è? Hanno fatto fuori il PMC? Per forza. Questo era uno scav. Quello era uno scav. Quello era il PMC? Ok, c'è un altro scav lì attorno. Intanto mi prendo la sua pompa. Quasi quasi mi prendo anche il suo zaino. Buono, famo cambio. Quello era uno scavo o era il PMC? Ok, ricarichiamo un attimo. No, rientriamo da lì dentro.
Anzi, magari prima. Prima ricarico tutto quanto. E uno giù. Questo è un player. Livello 42, tra l'altro. Hollow point, dai. Dai, bro, vai in giro con l'M4, non puoi andare in giro con gli hollow point. Eh sì, il bro sta andando con... Ok, no, c'è anche gli M855. Va bene, dai. Togliamo e mi riprendo per sicurezza, perché tra un po' finisco anche i miei di colpi. President Lee.
Dai, Fra, però perché hai così pochi colpi? Nel senso, colpi buoni. No. Sono un po' scoperto da entrambi i lati. Quello lì è un player o uno scav? Non lo so. Fatemi fare quello per cui sono arrivato. Da bere? Perfetto. UMP così è gratis. Oftalmoscopio. Reso. Non dimentichiamoci di questo. Niente. Controlliamo qua per sicurezza. I soldi non li ho presi. Prendiamo questo, prendiamo i rubli, via i colpi e prendiamo questo. Qua scarichiamo e ricarico questi. Che livello era quello? 42. Zio Pera, livello 42, non hai ancora fatto la missione di tanti passi. Ok, bene. Qua vuoto.
Ok, subito a destra. Perfetto. Ora possiamo zompare via. Via. Non rischiamocela. Loro sono dei cecchini e io no. Poi chissà come ho fatto a missargli la testa. Boh, ce l'avevo dritto nel mirino. Ok, scusatemi. Ma metto anche le altre cuffie. Perché? Perché se mi entrano le chiamate almeno posso rispondere. Che ore sono? 19 minuti. Va bene. Non dobbiamo farci inchiappettare. La nebbia gioca a nostro favore. Dai, riusciamo a uscire così vendo la chiave di Sanitar, vendo la chiave della casetta, magari controllo se mi serve ad altro. Però non penso. E voi direste: "No, tieni la chiave dell'ufficio di Sanitar, ti ci trovi l'Edex." Sì, ma prendo l'Edex e poi muoio. No, ma li metti nella pouch. No, non mi va. Vendo altre cose e me li compro i l'Edex se proprio mi servono. O magari me la tengo, non lo so, ci penso. Ci pango. Il Giappone veniva chiamato Cipango un tempo. Una cosa che sapete in più. Niente, e Cristoforo Colombo era partito in direzione di Cipango, ma ha trovato le Indie. niente. Ok, perfetto. Sì, abbiamo fatto fuori solo President Lee. Quello che mi sembrava un PMC, evidentemente era solo uno scav. E buono, mi piace questo M4, mi piace questo edit dell'M4. L'ho rubato a qualcuno, non l'ho fatto io. Due missioni complete. No, una missione e mezza completata. Sì, una missione e mezza completata. Dobbiamo piazzare il segnalatore su Customs, su Dorms.
Nella Marked, ma la chiave della Marked di Dorms costa un casino! Un casino! Perché costa così tanto? Non ha senso. E niente, non so quando la farò perché per adesso sono a corto di soldi. Ho sprecato non so quanti milioni negli ultimi giorni perché sto potenziando man mano l'hideout. Adesso sto facendo la scav junk box. Lì mi ha costato un sacco perché ho dovuto comprare i leoni, i teschi d'oro e quindi ho sprecato un sacco di soldi. Poi adesso ho potenziato il generatore al 3, ho potenziato la cosa degli artefatti e niente, sto sprecando soldi inutilmente. Dovrei tenerli per fare qualcosa di interessante. Vabbè, intanto, President, sei un bear? Sei un bear, bravo. Via. Poi traders, mechanic, dicevo, chemistry closet, chemistry closet, ok, closet, per un attimo sono impazzito. Ci ha sbloccato la thick case che possiamo acquistare da lui a livello 4, ci ha dato una graphic card che dobbiamo dare sempre a lui per, cos'era, farming, sì, una delle tre. A Therapist dobbiamo consegnare l'Ophthalmoscopia. Ci manca il CMS e so già dov'è, è al porto. Poi prendiamo le cose che ci ha dato Sanitar, cioè Sanitar Mechanic. Grazie. E vado a riconsegnargliela. Mi mancano anche un sacco di CPU fan. Prima o poi le troverò. Prima o poi le troverò, prometto. Ok. Niente, devo riandare su Shoreline. Dovrò andare su Shoreline un sacco di volte. Qua intanto il caricatore è pieno. Ok. Niente, ci becchiamo.